Salve, eccomi qua. Open your eyes. Colto da lapsus improvviso di filmare, fra i vari video che sto cercando di fare, ce n'è uno che ho messo in sospeso, che però vedo che mi torna su come una bolla, ed è il video dedicato ai portuali. Più ci penso e più trovo che sia magica la apparizione dei portuali di Ravenna, dopo essermi preparato così tanti anni per la stesura del film eccetera, così c'era un anello che mi mancava ancora, e con la venuta dei portuali questo anello si è realizzato, si è palesato. Posso dire che, perché io avevo ben chiaro la trama, capisco che è fatica seguirmi, cercando di essere un pochino conciso, io ho un lavoro sul quale sono appassionato ed è proprio il lavoro della mia vita, che è realizzare questa ghianda, questo modellino in bronzo, creare questa ghianda grande più o meno come un colosseo e fare la scultura più grande del mondo dedicata alla pace. Nel progetto di questo colosseo, in contemporanea, mentre nasce l'architettura o la scenografia dei film che io voglio fare, la trama è sempre stata chiara, perché il film parte con la Davida come protagonista, come scultura, e parte 2 ore dopo la crocifissione di Gesù con il primo film, per arrivare alla fine dell'ultimo film, quarto o quinto è da decidere ancora, con l'arrivo nel porto di Ravenna. E io mi dicevo, come faccio ad agganciare questo fatto qui, no? Che la Davida, partendo dal di là insieme ai venuti di Riace, poi ce la ritroviamo dopo 2000 anni nel porto di Ravenna. E però ho bisogno di conoscere la storia dei portuali, perché ho saputo che, da quel poco che mi è arrivato l'orecchio, che all'inizio erano dei criminali, erano un po' dei camorristi, c'è l'intreccio tra il bene e il male, no? E ho bisogno di sapere queste storie che qualcuno sa, ad esempio tramite Tondini ho saputo che ha raccontato Ruboli, un ex console della compagnia portuale, dei fatti molto belli di come facevano ad accaparrarsi i carichi di una nave che era in porto. Sono tutti elementi importanti affinché io possa completare la storia per far sì che la Davide alla fine arriverà nel porto di Ravenna. Quindi questi portuali dovranno essere approfonditi di più. Bene, questa è un po' la storia dei portuali che voglio approfondire per capire come finire di scrivere la sceneggiatura e poi di raccontarla. E poi di filmarla anche, perché io ho delle immagini di quando ho lavorato al porto, bellissime, di notturni, tutti questi facchini con questi maletti in testa, tutti sporchi di farina, no? In quei momenti di silenzio dove si era fermi con il carico, a vedere queste ombre macchiate di bianco, quasi un po' fantasmi, con questo odore di farina, di buono nell'aria, di impasto sano che stava avvenendo nell'oscurità, no? Per dare un pane poi fresco al risveglio di chi lo dovrà mangiare.
sembro poetico, ma effettivamente lo sono in certi momenti. Vengo posseduto da un qualcosa che parla per me e io sono il primo che mi ascolto. Beh, i portuali li voglio intervistare. Adesso vorrei iniziare tipo con De Martino, parlare con lui, sapere qualche storia. Volevo parlare con Ruboli, sentire da parte sua qualche storia. Volevo parlare anche con Mandrake, che anche Mandrake è uno che avrebbe detto di raccontare. E anche altre persone che abbiano storie da raccontare sui portuali di adesso e anche i portuali dell'antichità, perché mi serve. Per cui portuali, pensavo che eravate una parentesi bella iniziata nel passato, invece vi ritrovo una parentesi molto importante che mi porta a me un messaggio che mi serviva, come spero io di essere un messaggio che serve anche a voi e insieme per fare open your eyes. La falò accendere una luce che per me è accesa. Ok? Messaggeriamo.